sì. Bene, allora abbiamo finito, mi sembra che ce n'è abbastanza per oggi, appunto, questa giornata di programmazione di mercoledì 10 gennaio. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione, ancora un piccolo spazio musicale, poi tra poco il momento dedicato alla rassegna stampa, quindi rimanete con noi in ascolto.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole per proseguire nella nostra programmazione, quindi è arrivato il momento della rassegna stampa. Sale il numero degli occupati, come abbiamo sentito anche dal nostro GR, ma i contratti sono quasi tutti a tempo, solo uno su 10 a tempo indeterminato. La promessa del Jobs Act quindi è vanificata, i quotidiani danno molta rilevanza alla notizia. Ovviamente i commenti si concentrano soprattutto sulla debolezza del nuovo mercato del lavoro. Sole 24 Ore parla di occupati record, oltre i 23 milioni, ma è boom di contratti a termine. Il presidente Boccia continua comunque a difendere il Jobs Act. Il lavoro ai massimi, ma resta precario, è il titolo di apertura di Avvenire. Gli occupati in Italia sono più di 23 milioni, mai stati così dal 77, scrive Dario Di Vico sul Corriere della Sera, che cita il commento del leader della CGIL, Susanna Camusso. C'è un ennesimo boom di contratti a termine, lavoro per l'Italia è un record precario, il titolo della Stampa, che con Paolo Baroni si concentra soprattutto sull'analisi degli ultimi mesi del mercato del lavoro italiano dopo la fine degli incentivi. Record del lavoro a termine è l'apertura del Manifesto con il servizio di Roberto Ciccarelli, il commento affidato a Alfonso Gianni. Il trucco c'è e si vede, questo il titolo. Migliaia di lavoratori sono impiegati poche ore al giorno, più lavoro ma povero, scrive Marco Ruffolo su Repubblica. Sullo stesso giornale intervista Roberto Maria, ministro Poletti, su garanzia giovani ammetto i miei errori, dice, sempre a proposito delle dinamiche del lavoro, da segnalare sul Sole 24 Ore, un interessante approfondimento sui rapporti tra salario minimo e contrattazione, quando il salario minimo rischia di spiazzare gli accordi collettivi, si scrive nel commento del Sole 24 Ore. L'Ilva, oggi l'incontro, riprende questa mattina il difficile negoziato tra governo, imprese, istituzioni locali e sindacati sul futuro delle acciaierie dell'Ilva. Ieri il segretario confederale della CGIL Maurizio Landini è intervenuto a Carta Bianca, la trasmissione condotta su Rai 3 da Bianca Berlinguer, e ha polemizzato con il governatore della Puglia Emiliano sulla questione del ricorso al TAR. Questo non è il tempo dei tribunali, ha detto Landini. La scommessa molto difficile è quella di convincere Mittal a confermare gli investimenti, gli occupati complessivi e un percorso di ristrutturazione industriale che sia compatibile con la salute. Inoltre, l'altra notizia di politica molto battuta è la posizione del Movimento 5 Stelle sull'euro. Ha detto ora non è il caso di uscire, Luigi Di Maio, intervenendo nella trasmissione Porta a Porta. Teniamo il referendum per l'uscita dall'Europa come ultima ratio, ha aggiunto Di Maio. Poi ancora la questione in Lombardia, il PD cerca di sfruttare le fratture nel centrodestra nella corsa alla nuova presidenza della regione. Repubblica apre con il titolo il PD a Grasso, uniti in Lombardia, appello dei renziani, ma intanto vacilla il patto su Zingaretti nel Lazio. Nell'editoriale l'ex direttore Ezio Mauro invita la sinistra a rifarsi una domanda classica su chi è il nemico. Poi ancora notizia di cronaca, in profondità sotto l'Appennino meridionale, in particolare nell'area del Sannio Matese, esiste una sorgente di magma che può generare terremoti di magnitudo significativa e più profondi rispetto a quelli registrati di solito in quell'area. La scoperta, resa nota ieri e pubblicata sulla rivista Science Advance, ripresa da diversi giornali, è dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia. Il lavoro Seismic Signature of Active Intrusion in Mountain Chains impatta sulle conoscenze della struttura, composizione e sistematicità delle catene montuose, sui meccanismi di risalita dei magmi e dei gas e su come monitorarli. Vediamo ancora in chiusura qualche titolo interessante, sicuramente quello che spicca è il Fatto Quotidiano. Me l'ha detto Renzi, una grandissima foto tra Renzi e De Benedetti. Di che cosa si tratta? Nel 2015, secondo quanto scrive appunto il Fatto Quotidiano, c'è stata, come dire, una liaison tra De Benedetti e Renzi. L'editore chiede al suo broker di investire sulle azioni delle banche popolari, sa della riforma in arrivo per decreto, quindi ampio spazio dedicato a questo fatto, a questa commistione tra politica e affari. È curioso che Renzi, con tutta la voglia di rottamazione che l'ha caratterizzato, forse più a parole che nei fatti addirittura,
battaglia fino in fondo alla prima e alla seconda repubblica, poi in realtà si riporta tutti i vizi della primissima repubblica, quel legame tra politica e economia, imprenditoria e finanzieri d'assalto, che poi è stato uno dei mali più grossi, uno dei buboni dell'Italia del dopoguerra. La vicenda è commentata direttamente da Marco Travaglio con un titolo davvero molto simpatico, Insider Ranting, appunto, riprendendo dal lessico economico quell'insider trading che penalizza appunto le aziende che hanno degli infiltrati e che quindi giocano in borsa a secondo delle informazioni riservate di cui riescono a entrare in possesso. Dunque, la verità sul voto rischio di 700.000 licenziamenti, questo è il titolo di apertura, e poi Libero, non rompete il giocattolo, avvertimento al centrodestra, quindi le divisioni sulla Lombardia. Ancora il giornale Le Monde riabilita Berlusconi, questo è il titolo di apertura, gli altri giornali li abbiamo un po' tutti visti, Repubblica, Il Messaggero che apre su boom di occupati, qualità bassa, piani dei partiti, costi record, e poi ancora La Stampa, Il Manifesto. Manifesto apre invece la foto del manifesto sulle Coree, dopo mesi di timore per un conflitto nucleare le due Coree trovano un accordo sportivo, il Nord parteciperà ai giochi invernali nel Sud, è un primo passo verso la distensione, lo sconfitto per ora è il bottone più grande di Trump, attaccano bottone, è appunto il titolo ironico, molto azzeccato in fin dei conti del manifesto, che tra le altre notizie riporta la nuova missione militare italiana in Africa, missione in Niger alla prova dell'aula, e il PD conta su Forza Italia, questo appunto la nota politica del manifesto. Avvenire abbiamo già visto, quindi chiudiamo qui questo spazio dedicato alla rassegna stampa, adesso una brevissima pausa musicale, poi di nuovo in onda con Fabrizio Melodia e questo spazio dedicato ai fumetti, nuvole parlanti e matite colorate. A tra poco.